Eccoci qua, Real Crushers, se si pronuncia così, contro CDB, finisce 3-2, partita molto equilibrata, poi sul finale sei un po' innervosita, cosa ci dici? Sì, no, è stata anzi, poi beh, loro giocavano in casa loro, noi ci mancava qualcuno ha ciaccato, se la sono giocata benissimo, noi abbiamo giocato da squadra, e secondo me poteva esserci pareggio, ma qualcosina in più l'abbiamo meritato noi per come abbiamo portato specialmente il primo tempo e come è andata poi la partita. Sicuramente avete creato sicuramente di più, anche dei gol possiamo dire mangiati, perché poteva finire sicuramente con un punteggio molto più largo, però l'importante era mantenere la testa della classifica. Sì, e soprattutto l'imbattibilità che ci sta facendo sognare qualcosa in più, dai. Giusto, ci vuoi raccontare un po'? Specialmente per un portiere. Giusto, ci vuoi raccontare appunto del tuo super intervento finale o, o tralasciamo? Tralasciamo. Facciamo parlare le immagini. Facciamo parlare perché le immagini. Perché ce l'ho, eh? Se era bella. Bellissima. Io andrei a vedere. Ciao, grazie.